5 anni fa, davanti a migliaia di pellegrini riuniti in piazza San Pietro, il Papa ha canonizzato il cardinale John Henry Newman. Brillante accademico, poeta, teologo e una delle figure più carismatiche del XIX secolo, Newman ha lasciato un segno indelebile nel suo tempo. Nato in Inghilterra nel 1801, fu cresciuto in una famiglia anglicana. A 24 anni fu ordinato sacerdote anglicano e servì per oltre 20 anni come ecclesiastico e professore all'Oriel College di Oxford. Ma come ha fatto una figura così importante dell'anglicanesimo ad abbracciare la fede cattolica? Ne parliamo con padre Hermann Geisler, direttore del Newman Center a Roma. He knew that the Church of Rome was the mother of the Church. Sapeva che la Chiesa di Roma era la madre della Chiesa d'Inghilterra, perché chi aveva inviato missionari in Inghilterra per proclamare la buona novella era stato Papa Gregorio Magno. Quindi Newman sapeva che Roma era la madre della Chiesa d'Inghilterra, ma d'altra parte era convinto, come la maggior parte degli anglicani dell'epoca, che il Papa fosse l'anticristo e che la Chiesa cattolica fosse una chiesa eretica, perciò aveva sentimenti contrastanti. So he had mixed feelings. Durante il suo primo viaggio in Italia nel 1833 si verificò un evento cruciale che avrebbe segnato una svolta nel cammino di Newman verso il cattolicesimo. And there he got very sick. He got tifus and si ammalò di tifo e pensava di dover morire quando gridò nel suo delirio: non morirò, non morirò perché non ho peccato contro la luce. Non riuscì mai a spiegare cosa intendesse con queste parole, ma in qualche modo aveva sperimentato la vicinanza di Dio. Nel 1833, appunto, ispirato da Newman, fu fondato il movimento di Oxford. Il suo obiettivo era quello di evidenziare gli elementi cattolici all'interno della tradizione religiosa inglese e di innescare una rinascita nella Chiesa d'Inghilterra. Newman divenne rapidamente leader del movimento. Tuttavia, nel 1845, dopo aver studiato a fondo i padri della Chiesa e i primi secoli del cristianesimo, Newman si convinse degli errori dell'anglicanesimo e prese la decisione di convertirsi al cattolicesimo, cosa che gli cambiò la vita. He wanted to catholicize. Voleva cattolicizzare la comunione anglicana. Poi però si rese conto che ciò non era approvato dall'Università di Oxford, dove era professore, e non era approvato dai vescovi, dal vescovo anglicano in Inghilterra. Così decise di ritirarsi in un luogo semplice alla periferia di Oxford e rimase lì per 4 anni. Ha studiato, ha pregato, ha digiunato chiedendo al Signore: mostrami la strada, dove andare. Show me the way where to go. Roma era il destino di Newman. Ripercorrendo i suoi passi attraverso la città eterna possiamo scoprire il percorso della sua vocazione, visitando i luoghi in cui visse, studiò e pregò. Nel 1846 il vescovo di Newman lo mandò a Roma per prepararsi all'ordinazione. Entrò nel collegio missionario di Propaganda Fide, situato in Piazza di Spagna, poiché l'Inghilterra era allora considerata un paese di missione. Newman vi trascorse un anno e, proprio all'inizio del suo soggiorno, ebbe un incontro straordinario. Already the Pope, Il Papa Pio IX, che era Papa quando Newman venne a Roma per la seconda volta, visitò Newman nel suo collegio. Immaginate che un giorno il Papa bussò alla sua porta e poi lui aprì. Era stupito che il Papa fosse venuto a fargli visita, perché Papa Pio IX aveva sentito parlare di Newman che si era convertito e voleva chiedergli come si sentiva qui a Roma. Era piuttosto speciale. Nel novembre 1846 l'oratorio di San Filippo Neri presso la Chiesa Nuova, nel cuore di Roma, divenne la nuova casa di Newman. Desiderava vivere in comunità con altri sacerdoti mentre si impegnava nel ministero pastorale e l'oratorio lo ispirava profondamente. Dopo la sua ordinazione presbiterale a Roma nel 1847, Newman tornò in Inghilterra e fondò l'oratorio inglese di San Filippo Neri a Merivale, Birmingham. L'ultima visita di Newman a Roma avvenne nel 1879 su invito personale di Papa Leone XIII. Il neoeletto pontefice, che in precedenza era stato nunzio a Bruxelles con la supervisione degli affari della Chiesa d'Inghilterra, era ben consapevole dell'influenza significativa di Newman nel paese.
Papa Leone XIII volle crearlo cardinale. Lo chiamava il mio cardinale, ridendo. Newman accettò l'invito e il Papa conosceva Newman e la sua influenza fin dai tempi in cui era nunzio a Bruxelles, perché lì era stato anche responsabile della Chiesa in Inghilterra. Sapeva dell'importanza di Newman quando fu eletto Papa nel 1878. Decise subito di fare di Newman un cardinale, il mio cardinale, lo diceva sempre. Newman all'inizio non era molto contento perché temeva di dover andare a Roma, ma voleva rimanere in Inghilterra. Ma il Papa gli fece sapere che poteva rimanere, naturalmente, a Birmingham, nel suo oratorio. E tutti e due volevano solo portare fedeli alla Chiesa cattolica in Inghilterra. Così Newman accettò volentieri. Newman aveva un rapporto unico con i papi e la città di Roma. In modo simbolico è tornato ancora una volta 5 anni fa, quando il Papa lo ha canonizzato in Piazza San Pietro.